a tutti ragazzi, benvenuti alla prima incredibile puntata dell'Epic Quiz. Qui è Epic che vi parla, sono... scusate, sono un po' emozionato. Ovvero l'irreprensibile conduttore di questo show. Siete pronti per una sfida difficilissima? Riuscirete a rispondere a tutte le domande che vi farò e a diventare i campioni del primo Epic Quiz? Per scoprirlo, non perdetevi neppure un secondo del video. Insomma, assistente, è così che si monta un microfono? Eh? Io adesso non posso più parlare, non mi sentono più da casa. Dai che devo portare avanti lo show. Giù? Per scoprirlo, non perdetevi neppure un secondo del video. Bene, direi che è il momento di iniziare. Allora, sedetevi comodi e iniziamo con le domande. Iniziamo con la prima prova, dove vi farò qualche domanda semplice per riscaldarci. Allora, sono un insetto e ho le ali di tanti colori. Faccio rima con palla e mi chiamo... Dai, questa è facile. Cosa può essere? Ha le ali, fa rima con palla... Di certo non è il cormorano. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Tempo che passa. E la risposta esatta è... Farfalla! Bravo, esatto, tu là in fondo hai risposto giusto. Ok, dai, ora che vi vedo pronti, un'altra domanda. È facile anche questa. Sono di pezza, di gomma, di spugna, plastica. Sono bianca, rossa, azzurra, rotolo, salto e rimbalzo. Sono ovale o rotonda? Sono piccola o grande? Piaccio tanto ai bambini e ai calciatori. Chi sono? No, non io. Io sono Happy. Intendo, chi è quella cosa che salta e rimbalza e piace tanto a tutti quanti? Vi lascio ancora un po' di tempo per pensarci. Al massimo, fermate il video e tornate un po' indietro a riguardare. La risposta era la palla! Io l'avevo capita subito comunque. Bene, aumentiamo la difficoltà. Le prossime domande saranno più difficili, ma vi darò alcune possibilità tra cui scegliere. Quindi scegliete bene. Siete pronti? E allora via alla seconda prova! Eccoci qua, siete caldi per rispondere a tutte le domande? E allora diamoci sotto! Ha la forma rotonda o allungata? È fresco quando è caldo? Che cos'è? Allora, le opzioni sono il pane, il calorifero, le olive, un cioccolatino. Qui la situazione si fa più difficile, eh? Ma sono sicuro che riuscirete ad indovinare. Pensateci bene. È fresco quando è caldo. Cosa sarà mai? Beh, la risposta giusta era... il pane! Ma sì, dai, era ovvio. Quando si compra dal panettiere, il pane fresco in realtà è bello calduccio. Prossima domanda. Bella, trasparente e chiara. Sempre corre e lava. Che cos'è? La marmellata, la vasca da bagno, l'acqua, la lavatrice. Attenzione perché questa è complicata, eh? Secondo me è molto facile sbagliare. Riascoltate bene le domande e non fatevi ingannare. Mi raccomando, io non posso più dare aiuti. La risposta era... l'acqua! Era bella difficile questa, vero? Io adoro farmi il bagno, quindi per un momento stavo per dire vasca da bagno. Però non è mica trasparente. E siamo arrivati alla parte finale del nostro quiz. Chi si aggiudicherà il titolo di re degli indovinelli? Siete pronti? Allora è il momento di indovinala in uno. Ora io non potrò più darvi neanche il più piccolo indizio. Sta a voi. Vi farò delle domande e voi dovrete darmi la risposta. Ma dovrete fare in fretta, perché avrete solo 10 secondi a domanda. Ci siamo? Siete pronti? Sono piccolo e di legno, e se mi strofinano, mi accendo. Cosa sono? Il tempo passa. Veloce ad indovinare. E la risposta giusta era... il fiammifero! Mi mangiate sempre rotto, se sono crudo e se sono cotto. Cosa sono? Ah, questa non è così difficile, mi raccomando. La risposta giusta è... l'uovo! Ma certo, no? Sia che tu lo voglia mangiare strapazzato o alla coq, devi comunque rompere il guscio. Si tuffa, ma non si bagna. Chi è? Dai, so che potete indovinarla. Il tempo sta per scadere. La risposta era... il portiere di calcio! Ma certo, con tutti i tuffi che fanno per prendere la palla. E la nostra ultima domanda, la più difficile. Lo pianti, ma non cresce. Che cos'è? Pensateci bene, perché
Anche questa è difficile. Non è un seme. Mi raccomando, eh. La risposta era... il chiodo! Infatti, si pianta nel muro, ma poi mica cresce come un albero. Rimane lì fermo, e meno male, altrimenti cadrebbero tutti i quadri. Bene, questa era l'ultima domanda dell'Happy Quiz! Spero che vi sia piaciuto, vi abbia fatto divertire e vi abbia messo un po' alla prova. Scrivetemi nei commenti quanti punti avete fatto su un massimo di 8. Chi sarà il vincitore? Lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Io sono Happy e per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ah, sto cercando il prossimo Ready Quiz e potresti essere tu. Ciao! Trucco!